Buongiorno amici di Giga TV. Oggi vogliamo dare voce a qualcuno degli oltre 7.000 precari che il piano straordinario delle assunzioni ha destinato, per tramite di una complessa procedura definita fase B, fuori sede. Si tratta di quei docenti precari che si sono autodefiniti deportati perché costretti ad abbandonare le loro regioni per trasferirsi in posti anche molto distanti. Per loro il rientro sarà lungo e complesso, dato che la mobilità assumerà delle caratteristiche diverse e i posti in organico saranno molto bassi. Ed ora a loro la parola. Salve, sono Nicoletta Pirozzi, laureata in scienze della formazione primaria dal 2005. Sono 10 anni che sono precaria, sostegno primaria. E la notte del primo ho ricevuto una bella email della fase B che mi hanno dato il ruolo a Milano. E io ho famiglia, ho 2 bambini e secondo Renzi devo andare a Milano e accettare il mio lavoro. Un lavoro che sinceramente a Milano penso che col mio stipendio non riesco neanche a pagarmi un fitto per la casa. Grazie Renzi. Buonasera, mi chiamo Teresa Liccardi e sono laureata in scienze della formazione primaria. Fino a qualche giorno fa ero precaria, lo sono stata ormai da 10 anni, ma grazie alla riforma Renzi ho avuto l'immissione in ruolo la notte tra l'1 e il 2 settembre, chi se la dimentica più quella notte. E dovrò partire, dovrò andare a Milano lasciando mia figlia, perché anche mio marito lavora fuori, quindi lei rimarrà senza una madre, senza un padre vicino, e la accudiranno i nonni anziani. E grazie Renzi. Sono Alessia Fonzi, insegnante di sostegno a D04. Io dissento perché madre di 4 figli, di cui uno con disabilità, a quale viene tolta la gravità, non potrebbe continuare il suo percorso terapeutico. Dissento perché mio marito, per seguirmi, dovrebbe lasciare il lavoro. Io dissento perché con un solo stipendio una famiglia di 6 persone non potrebbe farcela. E io dissento per mancata continuità assicurata ai miei alunni. Mi chiamo Paola Indelicato, sono un'insegnante di sostegno delle scuole medie e sono una delle idonee alla fase B. Immessa in ruolo a Roma, ma almeno per quest'anno riuscirò a rimanere qua perché ho avuto un incarico a tempo determinato in provincia di Catania e spero di poterci rimanere perché ho un figlio, sono separata e non ho proprio come fare. Per ora è tutto, arrivederci da Giuseppina Gagliardo per Giga TV.